Bentrovati a tutti voi ragazzi da Manuel, questo è Canale Forza Lazio, partiamo come di consueto con la nostra intro. Bentrovati ancora, bentrovati. Mo' vi dico che mi passa per la testa. E vi ricordo in descrizione trovate in descrizione a tutti i video, compreso questo, tutte le informazioni che vi riportano appunto al canale Forza Lazio. Vi ricordo il nostro sponsor, Ristorante La Palazzina, che ringrazio sempre e comunque. Vi ricordo come diventare follower del nostro blog. Cosa mi passa per la testa? Che oggi è venerdì e sta per finire la settimana massima che mi ero dato di scadenza anche io. Sto qua, lo sapete, non ci metto sempre la faccia nel bene o nel male, sto qua. Partendo sempre da un presupposto, state aumentando in maniera clamorosa, gli iscritti al canale sono sempre di più, una marea ne sono entrati, ragazzi, vi ringrazio di cuore. Quindi magari non sapete il tipo di approccio che questo canale ha con voi telespettatori. E allora ve lo spiego, permettetemi 30 secondi per spiegarvelo. Allora ragazzi, questo canale principalmente non dà notizie, questo canale è un tifoso della Lazio insieme al figlio che l'ho aperto e in base alle notizie del quotidiano della Lazio trova spunti da condividere con gli amici iscritti che appunto vogliono essere, hanno piacere di essere coinvolti in queste chiacchierate. Ecco, faccio subito sta premessa. Torno alla cosa più importante. Cosa mi passa per la testa? Che io a tutti quanti ho sempre detto che entro questa settimana, oggi è venerdì, mi auguro entro domenica accada, mi sarei aspettato, ero proprio sicuro del fatto che la società avrebbe piazzato due, se non addirittura tre colpi da mandare ad Auronzo di Cadore. Non sono arrivati per ora. È una corsa contro il tempo e se vi dovessi dire che oggi sono tranquillo come lo ero una settimana fa, vi direi una grande cazzata. E siccome reputerei assolutamente inutile avere un canale YouTube per parlare con delle persone in trasparenza e non confidarsi, perché questo è lo scopo di questo canale, parliamoci chiaro, parlare di Lazio, dal mio punto di vista. Se vi dovessi dire che non comincio a preoccuparmi, sarei un bugiardo. Ok? E paradossalmente vi dico cosa mi sta un pochino allarmando, ve lo dico proprio sinceramente. Gli acquisti della Lazio prima o dopo arriveranno, se arriveranno dopo staremo qui giustamente a criticare e fin qua ci siamo. C'è un'altra cosa che mi allarma. Il fatto che dalla rabbia è arrivata un rilancio per Ciro Immobile a Ciro Immobile che aveva rifiutato la prima offerta e questo secondo rilancio Ciro Immobile l'ha accettato. Quindi Ciro Immobile anche è disposto a lasciare la Lazio adesso davanti al dio denaro. Sembrerebbe, da quello che ho letto, che sono arrivati due anni di contratto per un totale di 35 milioni di euro netti a stagione, quindi parliamo di 17 e mezzo a Ciro Immobile. Lotito, allertato da questa cosa, è stato intervistato, è stato sollecitato in merito appunto a questa situazione e Lotito ha detto chiaramente: non vendo immobile
neanche per 50 milioni di euro, perché lui è come un figlio per me. Questo riconduce a quello che ho sempre detto, al fatto che lo Tito con i propri giocatori ha un rapporto davvero stretto, chiaramente non con tutti, però con i senatori, con quelli che ha da tanti anni, lui ci si affeziona proprio da un rapporto stretto, forte. Però mi pongo una domanda, fatemi capire, lo Tito non cede Immobile e noi corriamo il rischio di tenerci un giocatore controvoglia a Roma? Raga, noi non dobbiamo valutare aspetti economici con quelle che sono le nostre reali dimensioni di lavoro economico, anche in termini salariali. Vi faccio un esempio: se voi siete vincolati a una società che dà un contratto e avete questa fortuna e guadagnate, faccio un esempio, 1.400-1.600 euro, vi si presenta un'altra società che ve ne offre a proporzione 4x4, 16, ve ne offre 6.000-7.000 e la vostra società d'appartenenza non ve libera, voi rimanete a lavorare per 1.400-1.600 al mese, ok? 1.400-1.600 per noi a fronte dei 6.000 che andremo a guadagnare, 4 milioni di euro Immobile a fronte dei 17,5 che andrebbe a guadagnare. Con quale spirito e stato d'animo, con le dovute proporzioni, noi rimarremmo a lavorare nella nostra attuale società che non ci ha liberato? Io non sto mettendo in dubbio la professionalità di Ciro Immobile, Io sto mettendo in dubbio l'inconscio di Ciro Immobile, quello sto mettendo in dubbio. Se è vero ciò che si dice, che Ciro Immobile avrebbe accettato l'offerta araba, ma che lo Tito rifiuterebbe perché non ha ancora ricevuto un'offerta ufficiale, anche 50 milioni di euro per Immobile, giusto mantenere Immobile perché sennò stiamo a smantellare la squadra a fronte di zero acquisti fino a oggi. Ma è altrettanto vero, ragazzi, c'è un altro aspetto: l'inconscio di Ciro Immobile, la testa di Ciro Immobile. Ecco, la mia preoccupazione da cosa viene? Viene dal fatto che abbiamo fatto un affare con Milinkovic, ok? Abbiamo fatto un affare, questo è chiaro. Che abbiamo perso? Al netto di tutto questo, la mia preoccupazione qual è? È che noi abbiamo perso uno dei centrocampisti più forti del campionato e d'Europa, Milinkovic-Savic, e stiamo ricevendo ormai quotidianamente sollecitazioni dai ricchi arabi verso i nostri calciatori. Calciatori che, raga, è inutile prenderci per il culo, ci andrebbero a occhi chiusi di là. Solo avere queste sollecitazioni da parte dei giocatori potrebbe portarli inconsciamente ad approcciarsi male con la nuova stagione della Lazio. E questa è la mia paura. Questa è la mia paura, ragazzi. Oggi sto qui davanti a sto smartphone, bloccato nel traffico, a confidarvi una mia grande debolezza, senza vergogna, la mia grande paura verso questa situazione. L'inconscio. E sapete perché? Perché l'offerta araba sta per arrivare anche a Marusic. Ok? Sta arrivando anche a Marusic. A breve arriverà anche a Marusic. Potrebbe arrivare a Romagnoli. Potrebbe arrivare a Felipe Anderson, al quale non è stato ancora rinnovato il contratto a un anno dalla scadenza.
paradossalmente il solo Luis Alberto è quello che ci mette a riparo. Ha appena rinnovato, è contento, ha già rifiutato questo 8 milioni all'anno, la famosa offerta che ha ricevuto. Stop. Capite, ragazzi, qual è la paura grossa? La paura grossa, gigantesca, è proprio questa, per quanto mi riguarda. Io ho paura di questo impatto, diretto o indiretto, anche distrattivo, che capita, che arriva ormai quasi nel quotidiano dal mondo arabo. Ve lo dico proprio senza paura. Oggi, venerdì 14 luglio, mi preoccupa ancora questo aspetto in primis. L'aspetto del mercato è in rimonta, chiaramente, e domenica è proprio l'ultimo giorno che mi do di scadenza. Ecco, questo è il mio stato d'animo, ve lo dico sinceramente. Ciao.